C'è il pane fatto dall'uomo e c'è il pane fatto da Dio. E il pane fatto da Dio è la manna donata per 40 anni nel deserto, è il pane moltiplicato donato a 5.000 persone, ma è soprattutto Gesù donato a tutta l'umanità. Come il pane fatto dall'uomo dà la vita, perché per vivere hai bisogno di mangiare, così anche il pane fatto da Dio, che è Gesù, dà la vita, ma un altro tipo di vita, la vita eterna. Se noi ci nutriamo di Gesù, abbiamo la vita eterna, che è una vita più forte della morte. Infatti Gesù è risorto, ha vinto la morte e farà risorgere anche noi all'ultimo giorno. Dio, per amore nostro, fa il panettiere. Per 40 anni ha fatto piovere dal cielo ogni giorno un pane miracoloso per sfamare il popolo, la manna, ed è il più grande miracolo della storia, perché è durato per 40 anni e per molto più che 5.000 persone, per un popolo intero. Si dice nel libro dei numeri, se non sbaglio, 600.000 adulti. E Gesù, con le sue moltiplicazioni dei pani, ha fatto un miracolo molto più piccolo e circoscritto di quello della manna. E tuttavia, sia le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, sia la manna del deserto, non sono nulla rispetto a un miracolo ancora più grande, è il miracolo di Gesù. E Gesù, il pane che Dio, come un buon panettiere, ha cucinato per tutta l'umanità. Gesù ci viene donato non per 40 anni, ma per tutta l'eternità. Gesù viene donato non a 5.000 persone, non a 600.000, non a un popolo, ma a tutti i popoli, a tutta l'umanità. E come il pane, se lo mangiamo insieme, crea condivisione, crea fraternità, tanto che esiste la parola compagno, colui che mangia il pane con me. Così Gesù, pane fatto da Dio, crea tra gli esseri umani condivisione, fraternità, unità. Ed è precisamente questa unità che è la vita eterna, la vita più forte della morte. Chi crede in me ha la vita eterna. Da cosa capisci che la tua fede in Gesù è reale? Chi hai la fede è quella vera, non quella solo umana, che trasforma Gesù in un idolo, in un'astrazione? Lo capisci dalla tua capacità di relazione, di condivisione, di creare comunione. Cioè lo capisci se vedi in te la vita eterna, perché la vita eterna, la vita di Dio, è la capacità di unire, di creare relazioni, di diffondere la fratellanza. Un credente che non diffonde fraternità, in realtà ha una fede falsa, solo umana, una fede sterile che non porta frutto. Chi ha una vita egoistica, richiusa su se stessa, pronta solo ad accaparrare e ad abusare degli altri, in realtà non crede in Gesù, anche se pensa di crederci.
Nel Vangelo di Giovanni Gesù afferma che le cose che rendono possibili la nostra vita quotidiana, l'acqua, il pane, la luce, non sono altro che metafore di Lui. È Lui la vera vita, la luce del mondo, l'acqua viva, il pane vero. E l'acqua, la luce, il cibo che servono al nostro corpo non sono altro che segni imperfetti che ci rimandano a Lui. Perché noi abbiamo più bisogno di Gesù Cristo che dell'acqua, del pane, della luce, della vita stessa. La vera realtà è Gesù Cristo. E la vita del nostro corpo, con tutto ciò che è necessario ad essa, non è altro che un segno di Gesù Cristo. Tu mangi, bevi, vivi, ma devi pensare, Gesù, è di te che devo mangiare, devo bere, devo vivere. Sono cose così profonde che solo lo Spirito Santo ce le può far capire. E Gesù sbatte a loro, a queste persone che volevano farlo re, sbatte a loro in faccia delle realtà profondamente vere, ma difficilmente comprensibili a persone che lo hanno appena conosciuto. È una terapia d'urto. In questo modo Gesù vuole costringerli a fare una scelta. Alla fine rimarranno solo coloro che avevano un sincero desiderio di entrare in relazione con Lui, di lasciarsi mettere in discussione da Lui, mentre coloro che volevano solo utilizzarlo come strumento per attuare un disegno politico scapperanno tutti dicendo: ma questo è un pazzo. Ma è molto meglio essere considerato pazzo che entrare nelle logiche dei giochi di potere. E se qualche volta allora Gesù non si manifesta a noi, è perché forse lo vogliamo usare per i nostri scopi.